Ciao a tutti, Cuge, ben ritrovati alla vostra Andrea 91 su Pokémon Ultra Sole. Stiamo arrivando nel culmine del gioco. Ok, magari per Sole e Luna questo era vicino al culmine perché entravamo nel mondo delle ultra creature. Magari qui il culmine sarà quando affronteremo Necrozma e la sua nuova forma. Sinceramente non so ancora di che forma si tratti, ma quando voi starete vedendo questo video io probabilmente già sarò 5-6 episodi avanti, quindi starò verso la Lega praticamente, o almeno così dovrebbe essere. Non so di preciso quanta strada ci possa essere ancora, perché questo gioco comunque sia è stato rivisto parecchio, quindi non so bene quanta strada ci possa essere, se Necrozma lo affronto prima, se lo affronto dopo, insomma non lo so. Però vediamo di andare avanti e diamoci una mossa, affrontiamo velocemente questi qui, tanto chi mi segue sa che le lotte queste così contro gli Scagnozzi o contro qualche allenatore minore le salto tutte, quindi non c'è problema, queste le taglierò, quindi il video verrà abbastanza fluido. Ovviamente l'avversario mi avvelena perché è giusto che sia così, quindi mi tocca anche, posso anche curarlo con, magari è utile quando il Poké Relax, quando hai un solo Pokémon in squadra, o meglio quando un solo Pokémon in squadra è affetto da qualche status, nel senso è più sbrigativo. Poi ognuno alla fine fa come gli pare, cioè se magari hai anche due Pokémon che hanno qualche status e li vuoi curare con Poké Relax, liberissimo di farlo. Cioè arriva un punto che a Primarina se va a vita rossa non gli basta neanche l'Hyper Pozione. Per fortuna ci sono solo tre allenatori qui. Io sei parecchio forte, lo so che perdere, che ce l'ho a fare con te? Fila, io non ti ho visto. Non è stupido questo, Solo due allora. Ah, non sono ancora abbastanza forte. Tutti questi anni di solitudine passati a lottare non mi hanno portato a niente. E allora ci penso. Sempre sorridente. Sono il vostro incubo peggiore, è più rato di tutti, è più spietato. Tremate davanti a grande Guzman. Che scena patetica, il damerino so tutto io, in ginocchio davanti all'invincibile Guzman. Prima scappi di casa, poi entra a far parte del Team Sky per diventare più forte. E se ti fossi limitato a questo mi saresti pure andato a genio. Ma porti così tua madre è davvero troppo. Non sopporto chi non porta rispetto ai genitori. E tu, Pivello, preparati, perché adesso tocca a te. Piccola zanzara fastidiosa, non hai fatto altro che seccarmi. Ma questa volta non mi limiterò a scacciarti, oh no, questa volta ti schiaccerò. Ok Guzman, se ne sei convinto, per me non c'è nessun problema. Partiamo con Golisopod, partiamo quindi malissimo. Questa è una lotta, non dico importante, ma la taglio meno rispetto all'altra. Vabbè, boh, facciamo forza lunare. Che forza lunare, a differenza di che c'avevo prima? Beh, non mi ricordo che avevo, ma comunque sia. Era sempre un attacco folletto. Però almeno più forte forza lunare. Quello toglieva 40, questo toglie 95, insomma. 90, mi sembra. 90-95, quindi insomma. È ottimo. Ah, abbiamo un Vikavolt. Vikavolt è quale ho? Tero elettro con levitazione, quindi io andrei di potere Z. No, non è neanche potere Z serve alla fine. Oddio, però vorrei provarlo per vedere Sinfonia del Mare, dato che gli ho segnato il Primarinium Z, sì, se l'ho detto bene. E quindi Canto Effimero diventa la sua mossa speciale Z, diciamo la mossa Z peculiare. Mamma mia, che stupenda. Grande, bellissima. Secondo me, visivamente, è la mossa tra le più belle che ci possono essere in Pokémon. Comunque, manderà un Pinsir, quindi Coleottero anch'esso. Guzman è fissato con i Coleottero. Beh,
È un punto a mio vantaggio, dato che ho Sacro e anche Ramona, ovvero rispettivamente Anchorvax e Salazzle, quindi non ho problemi a farli fuori. Strano che non abbia switchato su Golisopod, che poteva prendere benissimo il lanciafiamme. Anche perché penso che lo mandi ora in campo. Però sono pronto, ecco, manda Golisopod, sono pronto e ti mando Sacro. Che non so se è più veloce di un Golisopod, il mio Anchorvax. Non lo so, vediamo un po'. Proviamoci con l'attacco d'ala. No, schermaglia, quindi va di tipo big attacco e attacca prima. Se prepari l'attacco con schermaglia ti attacca prima lui. E togli anche tanto, togli tanto. Parte mi sa che Golisopod è un attaccante fisico non indifferente. A Masquerain potrei mandare Ramona, a dire il vero. Lui avrebbe Etere Lama, Ronzio. Allora mando Slyla. Potrebbe farmi qualche danno lui perché è più veloce ovviamente, però dovrei resistere e poi fargli Pietra Taglio modificata con l'Icarrokium Z, che non l'ho mai visto sinceramente. Ho visto diversi let's play di Sole e Luna, ma questa mi sa che non l'ho mai vista. Cosa? Ah, è vero, ho giocato una mossa Z. Che proprio sono dimenticato proprio che è solo una per lotta. Però ho attaccato prima, nonostante la prepotenza, è andato KO con Pietra Taglio. Ottimo! Davvero ottimo! Quindi ora Guzman. Vabbè, si sempre quello ripete. Non è che posso distruggermi la gola per fare la voce da incazzato. Sì, a quanto pare non ho scelta. Va, passa. Sì, però io c'ho i Pokémon non esausti. Fammi recuperare un po' di punti. Esploro giusto i dintorni perché potrebbe esserci uno stemma del dominante. Ah, ma abbiamo l'ultrapattuglia. Sì, che erano ospiti di Samina, lo sapevo. Allora, Andrea. Stando alle nostre ricerche, quando voi all'Oriani vi trovate in disaccordo, ricorrete spesso le lotte di Pokémon. Le lotte con i Pokémon sono un concetto nuovo per noi, ma se servirà a farvi consegnare Cosmog, allora non ci resta che lottare. Vai Poipole, mostrami di cosa sei capace. Che poi si evolve Poipole. Non mi ricordo bene in cosa, ma visivamente mi sembra che fosse abbastanza carina. Oltre che forte. Poipole è veleno, quindi Primarina devo andare con la mossa Z assolutamente. Anche perché ha 47. Io pensavo di arrivare a Necroz, ma almeno con i livelli 50. Però mi sa che solo Primarina riesco a farla arrivare a 50. E non so neanche se Necroz ma appare ora. Cioè, non ho idea di quando appare, perché so anche che è fortissimo. Ho attaccato prima, vediamo se lo mando. Sì, KO. Ottimo. Bello Primarina. Bello. Ottimo, almeno lui a 50 almeno ci è arrivato. La difesa speciale è ottima e anche i punti salute. Mi aspettavo leggermente di meglio, ma penso che abbia le IV basse, poi non lo so. Ancora? Non riesco a capire. Per quanto avanzata sia la nostra tecnologia, non ci permette di controllare l'esito di una lotta. Deve essere per questo che non riusciamo a controllare Necrozma. Poi negli anni siete davvero abili nelle lotte con i Pokémon, è straordinario! Mi chiedo... Non preoccuparti, Zoe. Abbiamo l'appoggio della Fondazione Hyder. Ci serviremo di Cosmog per inviare al di là dell'ultravarco degli eccellenti allenatori alloliani e sconfiggere Necrozma. Non è un'impresa facile la nostra, ma uno scienziato di nome Chrome ci ha fornito un dispositivo in grado di controllare Necrozma. Abbiamo anche l'appoggio della direttrice della fondazione. Per favore non ostacolarci. Ragazzi, la cosa è particolarmente particolare. Stiamo davvero approfondendo così tanto la trama di Sole e Luna? Perché nei primi Sole e Luna non poteva esserci questo? Ciao vecchia. 40 anni vecchio, insomma, un po'.
È un po' un azzardo, però. Oh, guarda che si ripete, Andrea. Non basta crederci. Vabbè, ora la voce di Lilla cambia, ma... Andrea, sei venuto ad aiutarmi ancora una volta. Grazie, grazie di cuore. Ah, vi conoscete? Vedo che ti sei fatto degli amici piuttosto abili. Un allenatore di grande talento come Andrea. Ora capisco cosa hai in mente. Devo dire che sono proprio delusa. Non cerco d'approvazione, mamma, e non ho bisogno del tuo permesso. Salverò Cosmog, che tu lo voglia o no. Mamma? Non capisco cosa vuoi dire. Io non ho figli. Dei figli degni di tale nome non se ne sarebbero andati rifiutando il mio amore. E poi cosa credi di poter fare tu per quel Pokémon? Non sei neanche capace di farmi cambiare idea, non è l'abilità di un allenatore. Sei solo buono a trafugare del prezioso materiale di ricerca. Non vali granché. Ma il mio profondo amore salverà anche te, perché proteggerò il mondo intero. Mamma, cosa vuoi fare? Proteggere il mondo intero? È per questo che vorresti sacrificare il povero Nebulino? Cosmog? Sì, è proprio così. Gli farò usare tutto il suo potere fino allo stremo. Non ho altra scelta. Devo proteggere il mondo dei miei adorati Pokémon. Oh, teletrasporto. Lilia. Usare Cosmog mi ha portato via per un nobile fine. Grazie per essertene presa cura fino ad ora. Wow. Mamma! Andrea, grazie per essere venuto. Io... vorrei tanto aiutare Nebulino, ma non so come. Samina è sparita. Ok, allora devo inseguirla probabilmente. A questo punto metto davanti Slyla nella speranza di farlo arrivare a 50. Ok, qui sappiamo dov'è. Oh. Dove siamo? Coraggio, venite pure avanti se proprio ci tenete. Certo, se no non sarei venuto. Volevo andare a destra per vedere una cosa, ma lei non me l'ha permesso. Maledetta. Per questo l'odio. Mica peraltro. Che ve ne pare, vi piace? È qui che costruisco la mia collezione, i miei cari Pokémon esposti qui per l'eternità. È malata. È più malata di quel che mi ricordassi. Pikachu perché è la mascotte, quindi ci deve stare per forza. Ma se la luce ci viene sottratta non potrò più dargli tutto il mio amore. Per questo aprirò l'ultravarco e sconfiggerò io stessa, povero Necrozma, il Pokémon che vuole rubare la luce. Ehi, Andrea! Ma che cosa hai tu da essere contento? Madonna, ha fatto un balzo in avanti. Ah, Lilia, sei qui! Come sono felice di rivederti! Oh, guarda chi c'è, il piccolo Hao. Non mi aspettavo molto dai membri dell'ultrapattuglia, ma neanche su Kuzma si può contare. Ah, già. Dacci ascolto una buona volta, non aprire l'ultravarco! Vuoi che scompaia qualcun altro? Come è successo a papà? Pensi che mi sei dimenticata di lui? Odio l'ultravarco dal profondo del cuore. Per questo ho deciso di andare. E anche se siete i miei figli, non vi permetto di intromettervi. Eh? Figli? Un momento. Iridio! Lilia! Lei è vostra madre? Sì, sono gemelli se non l'hai capito. Oddio, almeno mi sembra che siano gemelli. Un tempo, forse, prima che mi abbandonassero. Ma risolverò lo stesso. Sono la direttrice della Fondazione Aether, votata alla protezione e salvaguardia dei Pokémon, e il mio amore è sconfinato. Grazie al gas rilasciato da Cosmog del nostro laboratorio sono riuscito ad aprire un ultravarco. Usando tutto il suo corpo potrei anche arrivare ad averne pieno controllo. Scongiuro mamma, non farlo. Se usi tutto il suo potere, Nebulino, esaurirà tutte le forze. Quella volta, quando siamo fuggiti dall'Hyder Paradise, non riusciva neanche più a muoversi. Se usasse tutto il suo potere, morirebbe di certo. Purtroppo è un sacrificio necessario. E io, Samina, me ne prendo la responsabilità.
Cosmog stia facendo resistenza, non dirmi che lo fai per Lilia. Che tipetto valoroso. Le vuoi bene, non è vero? E ridi, sento che gli siete maltrattati molto da quando ve ne siete andati. Ma non lascerò che mi intracciate. Per proteggere i Pokémon di Alola devo incontrare Necrozma al di là dell'ultravarco. Cosmog aprirà l'ultravarco costi quel che costi. Ottimizzerà il meccanismo della gabbia per impedirgli di opporre resistenza. Ah, eccoti! Mamma, se sparisci anche tu. Non dirmi che sei preoccupato per me. È un po' tardi, non trovi, Iridio? E va bene. Per tranquillizzarti ti mostrerò di cosa sono capace. Andrea, mi faresti da avversario? Se riesco a sconfiggerti, Lilia e Iridio non avranno più obiezioni. Ok, quindi devo sconfiggere Samina. Beh, sarà una cosa abbastanza facile, vero? Konopawa! Abbiamo un Clefable davanti e mo lo uso, però non mi interessa. Lito Tempesta Radiale, vai! Non mi frega se è sprecato per un Clefable, ma sono carico, ragazzi. Voglio vedere tutto quanto il suo potenziale. Vai, Slyla! Mio Dio! Wow! Non ci credo! Ecco perché Pietrataglio era la mossa Z con l'Icarrochium Z. Perché, a parte che colpiva appunto con le pietre, che tagliano, ma è perché è la mossa più potente che ci sia, Pietrataglio. Per quanto riguarda gli attacchi di tipo roccia. Wow! Stupendo! Milotic, oh mio Dio, che gli mando contro mo? Provo con Mankey. Oddio, Milotic in difesa speciale è più forte. Però ha un mucchio di PS. Rischio con Zuffa. Evita la idropompa. Allora, se evita anche la prossima idropompa, che sicuramente farà. No. Ah. Uffa. Sacro, conto su di te. Ci voglio credere. Ah, più veloce. Come fa ad essere più veloce? Non può essere più veloce. Non esiste. E mo la stallo. Mo la stallo e si attacca al cavolo. Non basta, però. Se è missa. A flagello. Faccio un'altra iperpozione per sicurezza. Mo posso attaccarla. Ma non me lo aspettavo un Milotic così veloce. Anzi, pensavo che ora usasse almeno una ricarica totale. Almeno una. Lopanni continua a lottare. Evito di... Lopanni non dovrebbe neanche essere tanto veloce.
No, mo devo controllare una cosa. Quanta velocità ha Zagro? 80, 89! Così poco l'ho allenato? Pensavo di più! Oh mio Dio, non ci ho mai fatto caso che avesse così poca velocità. Ora mi spiego un sacco di cose. Ora me le spiego tutte quante le volte che ero più lento. Allora lo allenerò in altro per la Lega. Ok, andiamo di lanciafiamme. Sì, come ho detto, appunto, darò le bacche che eliminano un tot nella statistica e poi dopo li alleno in quella predefinita. Predefinita, è quella che voglio io. Tossina, vado di tossina. Ah, pensavo che se ce lo pugno un'altra volta. Intanto ricarico Ramona e la stallo un pochettino, la stallo. Almeno il veleno inizia a fare effetto. Tuono pugno. Mi ha tolto un po' troppo, mi ha tolto. Credo che con Stordi pugno mi manderebbe KO. Acqua fresca 30, gassosa 50. Andiamo con super pozione che è da 60. E torno carico al massimo, full vita. Ok. Fuoco, fuoco pugno. Mi prendi per i fondelli? Mi prende per i fondelli. Sì. Tutte mosse di pugno, stordi pugno, gelo pugno, fuoco pugno e tono pugno. Ma dai. Non è bello. Beware? No, Beware rimango. Beware lo tossina anche su Beware. Che non ha possibilità di essere più veloce di Ramona, vero? Meno male. Su Beware tossina assolutamente, sperando che non faccia ricarica totale. Perché ho bisogno che Beware vada a K. Oh mio Dio, assorbi pugno. Perché hai assorbi pugno, tu, creatura? Va bene, sapete che c'è. Vai, lancia fiamme. Oh, ottimo. Tossina non lo manda KO. Però ci va molto vicino. Ci va molto vicino. Sono molto tentato di mandare Pizza Pie. Sapete che c'è? Se me lo colpisce per primo non mi interessa. Voglio troppo usarlo. Il piccoletto. L'ho detto che anche se non è molto forte lo porto alla Lega. Non mi interessa la forza. E vai di raffica, colpisce prima e via, super efficace e KO. Un po' di punti per lui. E stamina perde. Potevo fare un 6-0 se me la giocavo meglio, ma... Non mi interessa, l'importante è... Mi piace giocare, non mi piace vincere in maniera proprio suprema. Sei davvero forte, Andrea. Mettici al 60% anche per completare il giro delle isole. Magari adesso siete ancora più preoccupati per me, ma non c'è motivo. E poi non sarò sola. Guzman, vieni con me. Il tirapiedi. Sì. Vado a sconfiggere Necrozma. Aspetta! Il mio zero è stato creato per fermare le oltre creature. L'ho allenato per lottare al di là dell'ultravarco. Sei tanto caro. Ma non preoccuparti, ci penso io. Credimi. I bambini sarebbero molto più felici se facessero tutto quello che dicono gli adulti. No. Quindi lei ora è da Necrozma e non da Nilego? Mamma, perché? Nebulino, stai bene? Rispondi!
Nebulino. Che succede? Ha cambiato forma, non si muove più. Andiamocene da qui. Questo posto mi dà i brividi. I brividi da badibidi. E quindi? Che sollievo. State tutti bene? Sì, più o meno. Ma la situazione è preoccupante. La direttrice e Guzman sono scomparse nell'ultravarco. Cosmo che è sfinito. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo abbandonare nostra madre in un mondo sconosciuto mentre è in cerca di Necrozma per sconfiggerlo. E se non tornasse più? Cosa hai detto? Che storia è questa? Samina. Come ha potuto farci una cosa simile? Allora le sue intenzioni erano di sconfiggere Necrozma per i suoi scopi personali, non per aiutarci. Che le è saltato in mente? Oh, belle facce. Con l'aiuto delle nostre conoscenze scientifiche, lo scienziato Gram ha realizzato un dispositivo in grado di controllare Necrozma. Il piano era trovare qualcuno che fosse abbastanza forte e inviarlo nel nostro mondo con questo dispositivo. Ma Sabine ha fatto tutto di testa sua. Sarà in grado di usarlo in tutta sicurezza. Sbaglio o hai appena parlato di invitare qualcuno nel vostro mondo? Vuoi dire che sapete come aprire un ultravarco? A Pony c'è un altare. Il Pokémon che appare in quel luogo viene chiamato la creatura che si nutre di sole. Noi siamo venuti a darla sul dios di quel Pokémon. Samina e Guzman non sembravano aver affatto capito quanto è potente Necrozma. O forse, pur sapendolo, intendono sfidarlo lo stesso. Ragazzino, e voi Aloniani? Se Necrozma si risveglia, si precipiterà ad Alola per rubare la luce del vostro mondo. Dovete impedirglielo a ogni costo. Alola è un luogo meraviglioso dove regna la luce. E deve rimanere tale. I luoghi troppo luminosi non sono il mio forte. Ma devo dire che la luce di Alola è speciale. Come l'ora dei Pokémon dominanti. O il bagliore del potere Z. Ma basta perdere tempo in chiacchiere. Ora dobbiamo andare. Con permesso. Ragazzi, ora è meglio che vi riposate un po'. Ho fatto riparare dei letti per voi nell'arena del personale. Bene, grazie. Sì, sono stanca morta anch'io. Io voglio dormire qui. Come vorrei capire cosa prova mia madre. Ma io penso che questa Samina, la Samina di questo universo, perché questo è chiaramente un altro universo Pokémon, come quasi come nello scorso Sole e Luna, lei cerchi di accedere agli ultravarchi per salvare appunto Paver. Però lo nasconde e vuole avere il potere di controllare gli ultravarchi proprio appunto per evitare che succeda un altro disastro. Probabilmente lei ha le intenzioni le ha buone, anche se è mezza pazza, però come ho detto appunto è mezza pazza, quindi magari nel fare del bene non si accorge di voler fare, nel voler fare del bene non si accorge che fa del male. Andrea, la signorina Lilia ti sta aspettando fuori dalla villa. Ora dovrebbe esserci il cambio di abito di Lilia. Almeno qualcuno che nei giochi si cambia d'abito. Oh yeah! Come sto? Avevo comprato questi vestiti a Mali. Oh, stai benissimo, yeah! Oh Andrea, grazie! Mi aspettano prove difficili, mia madre e Nebulino. Non li abbandonerò. Voglio diventare come te, Andrea, un maschio. Voglio trovare il coraggio e la forza di affrontare qualsiasi prova. Ah, ok, allora va bene. Ci metterò tutta l'energia e la forza di volontà di cui sono capace. Proprio come te quando usi potere Z. Ah sì, più o meno è così, dai. Mi stavo cercando. Nella sala della collezione di Pokémon di nostra madre ho trovato questo. È flauto lunare.
l'oggetto antichissimo che viene tramandato qui da allora di generazione in generazione. Secondo la leggenda bisogna suonarlo sotto la luce della luna. Nelle leggende si narra del flauto solare e del flauto lunare. Sembra che suonandoli insieme sia possibile evocare Pokémon leggendario. E come hanno detto quelli dell'Ultra Pattuglia, forse il Pokémon leggendario potrà aiutarci a raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma. Prendi, questo è per te. Master Ball! Yeah! E sì, ho detto Master Ball. È una Master Ball. Ti permetterà di catturare qualsiasi Pokémon. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. Prenditi cura della mia famiglia. Che farei ora, Iridio? Devo sistemare le cose qui all'Ether Paradise. Il mio sogno era di proteggere tutti insieme al mio Zero. È per questo che resterò qui a occuparmi della fondazione. So bene quanto sia importante per mia madre. Lui le vuole bene. Andrea! Nonostante abbia cercato di ucciderlo, però... Lui le vuole bene. Ah, Lidia! Sei davvero tu! Sei così diversa! Certo che sono io. E più decisa che mai. Voglio dare anche il massimo. Ti ammiro, ragazzi, siete tutti fantastici, ok, ho deciso! Come mai tutto questo entusiasmo? Andrea, il mio Incineroar, c'è sempre qualcuno che deve venire a salvarmi. Ma d'ora in poi sarà diverso, vedrete che sarete fieri di me. Ho capito una cosa molto importante, la vera forza sta nel profondo legame che si crea con i nostri amati Pokémon. Se siamo in sintonia niente è impossibile. Grazie a Incineroar e alla mia squadra anche io posso aiutare Lily a Cosmog, e ce la metterò tutta! Sono state le nostre vicende familiari a farti giungere a queste conclusioni, vero? Mi spiace per le cose spiacevoli che sono successe. Beh, certo, è stato molto intenso, ma ho deciso io di farne parte. E comunque non preoccuparti, so che tua madre vuole proteggere Alola. Non è cattiva, quello che stavo dicendo poc'anzi. Il problema è che credi di avere sempre ragione e non ascolta nessuno, anche se capisco le tue motivazioni. Nostro padre è scomparso in un ultravarco. Probabilmente vuole andare a cercarlo. Oh, ti ringrazio per le tue parole, sono felice. E ora andiamo. Lasciate che vi mostri come arrivare a Pony, la prossima isola. Incontriamoci al molo. Andrea, andiamo e mettiamocela tutta. Che cambiamento, Rotom, intendi Lilia? Esatto, Rototo, scoppia di energie. E sembra anche molto più decisa, però io voglio fare Rock'n'Roll! Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui. Lo so, magari non c'è stata molta azione a parte Samina che scompare nell'ultravarco, però io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre c'è il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi, ci vediamo domani! Un nuovo video. Bye bye.